Il PD Roma è stato formalmente commissariato, ma in realtà è come se Matteo Orfini se ne sia appropriato, confondendo l'affidamento di una delicatissima responsabilità di direzione politica con l'attribuzione di un potere autoritario e slegato dalle norme statutarie. Un'iniziativa giudiziaria contro il PD romano e contro anche le decisioni del commissario Matteo Orfini. Cosa vi spinge a intraprendere questa iniziativa giudiziaria contro il vostro partito? Sicuramente il grado di democrazia interna del Partito Democratico è sceso a livelli bassissimi. Noi riteniamo che le modifiche prodotte all'organizzazione del partito con la delibera della direzione cittadina dell'11 giugno scorso siano illegittime perché la direzione cittadina non ha titolo a pronunciarsi su cose che sono statutariamente di competenza dell'assemblea cittadina che Orfini non ha voluto convocare. E poi sono modifiche così profonde dello stato dei circoli che vengono declassati a sezione, vengono praticamente tutti sciolti e vengono fondati dal nulla 15 nuovi circoli, uno per ogni municipio. Così è ulteriormente limitata la possibilità di partecipazione. Quando le decisioni vengono prese da poche persone in stanze chiuse, quello è il campo in cui le correnti prosperano. E noi vogliamo che il commissariamento si concluda al più presto con un congresso che sia veramente libero, democratico e partecipato, perché questa è la condizione per il rinnovamento. Il resto sono chiacchiere. Il sistema Buzzi-Carminati lo si combatte allargando le sedi della partecipazione, non restringendole alle stanze, ma allargandole invece a sedi ampie, democratiche, partecipate. Dietro di voi ci sono dei parlamentari del PD che supportano l'iniziativa. Lo nego assolutamente. È un'iniziativa che abbiamo assunto un gruppo di iscritte e iscritti al PD. E ci abbiamo messo i nomi, i volti, le firme. Alcuni militanti l'hanno denunciata, l'accusano di autoritarismo. Si finisce in tribunale. Che ne so, ma io questo ho letto dai giornali che si sostiene che il regolamento che la direzione del partito ha approvato sostanzialmente all'unanimità con qualche astenuto, il regolamento, quello che riportava trasparenza nelle modalità di tesseramento e inseriva le regole che servono a evitare le degenerazioni del passato, è stato impugnato dopo evidentemente aver perso, da quel che apprendo, i ricorsi agli organismi di garanzia del partito presso il tribunale, diciamo, sostenendo non che sia sbagliato, perché questo non si è avuto, ma che è stato approvato dall'organismo sbagliato del partito, cioè che lo doveva approvare l'assemblea e non la direzione. Onestamente non mi sembra Ma non so, doveva cioè, passare per l'assemblea o no? secondo me no, secondo la commissione di garanzia del partito no, secondo lo statuto del partito no, dopodiché siamo in un paese libero, hanno fatto ricorso, il tribunale deciderà, ma mi sembra veramente, insomma, non mi soffermerei su cose non serie. Il congresso del PD romano? Congresso del PD romano ci sarà alla fine del commissariamento. La fine del commissariamento per il nostro statuto non la decide il commissario, la decide chi ha commissariato il Partito di Roma. Quindi la domanda va posta al segretario del partito.